Lo stabilimento OMSA di Faenza nel Ravennate sarà acquistato da ATL Group, società di Forlì che produce divani e che si impegna ad assumere almeno 120 operai del gruppo Golden Lady. Il contratto di acquisto e il conseguente passaggio di lavoratori dovrà avvenire presumibilmente entro la fine di marzo. È questa la principale positiva novità messa nero su bianco nel verbale di riunione firmato in mattinata dopo l'ennesimo tavolo sull'avvertenza OMSA che si è svolta a Bologna nella sede della regione. Dopo 2 ore di confronto e una trentina di persone sedute al tavolo, tra le quali il presidente della regione Vascherrani e per la prima volta il nuovo investitore, si è arrivati ad un accordo che prevede il trasferimento di 2 stabilimenti di ATL, che sono in provincia di Forlì, in quello faentino. Si è poi parlato dell'adeguamento degli impianti e l'acquisto di nuovi macchinari e, presupposto essenziale, sarà la copertura finanziaria dell'investimento pari a circa 20 milioni da parte di un gruppo di banche. Nei piani della nuova azienda c'è anche il trasloco che dovrebbe avvenire in estate e la produzione di divani a partire dall'autunno. Altra importante novità dell'accordo è che la Golden Lady manterrà la proprietà di un'area limitata all'interno dello stabilimento di Faenza, dove aprirà un negozio Golden Point in cui verranno assunte 10-15 lavoratrici.